16 anni, ma già da più di 10 che vivo in carcere. Sul reato ho messo la un finale col botto accorato, dove ieri sera si è conclusa la 3 giorni di celebrazioni in programma per la festa patronale. Una serata all'insegna della musica d'autore, in compagnia di uno dei più conosciuti ed apprezzati cantautori del panorama italiano, Daniele Silvestri. L'artista romano si è esibito sul palco di Piazza Cesare Battisti in un'altra tappa del suo tour, partito nel mese di giugno, per presentare il suo nuovo lavoro, Disco X, e che ha già toccato i più importanti festival della penisola. Oltre 2 ore di spettacolo gratuito per un viaggio nel tempo nella lunga carriera musicale di Silvestri, per una chiusura in grande stile dei festeggiamenti in onore di San Cataldo. Un concerto bello, che si rivolge ad un pubblico vasto, alla città e ben oltre anche la città. Si colloca su una linea che questa amministrazione sta seguendo, che punta alla qualità della proposta e nello stesso tempo anche alla popolarità. Si conclude così la festa patronale di San Cataldo, una festa patronale che ci lascia veramente soddisfatti, contenti del lavoro che abbiamo fatto, dell'investimento che come amministrazione abbiamo voluto garantire. Un impegno ripagato dalla grande partecipazione registrata nel corso delle celebrazioni del Santo Patrono. La festa per eccellenza dei Coratini, ma che quest'anno ha richiamato un vasto numero di persone dalle città limitrofe e anche da molto più lontano. Abbiamo veramente visto in questi giorni che abbiamo trascorso il pienone in città, tantissimi cittadini e cittadine arrivare da Andria, da Biceglie, da Ruvo, Terlizzi, insomma anche da più lontano. Poi c'è stata una importante presenza quest'anno di nostri concittadini residenti fuori, residenti all'estero. Abbiamo la comunità dei francesi, dei nostri concittadini che risiedono soprattutto a Grenoble e dintorni, come anche ho incontrato in questi giorni l'associazione Quattro Torri dei Coratini risiedenti a Torino e in Piemonte, ho incontrato i nostri concittadini che risiedono nello stato di San Paolo in Brasile, insomma, come dire, una festa patronale carica di incontri belli, significativi e, come dire, anche di una portata di mondialità di cui le nostre città hanno bisogno.